Terza sconfitta, passiamo allo sport, purtroppo per la Banca di Forlì 3-0. Dopo Piacenza e Busto Arsizio, anche Modena si è rivelata avversario di grande livello tecnico per una formazione, quella forlivese che sta cercando ancora la sua piena identità tecnica e tattica. Nella dopopartita abbiamo intervistato il coach e la schiacciatrice Guatelli, miglior giocatrice con 16 punti. Il servizio. Diciamo che per certi tratti abbiamo giocato anche una bella pallavolo, secondo me ad esempio il secondo set è indicativo, abbiamo giocato bene, punto su punto, si sono viste belle giocate e certo che noi dobbiamo prendere quello di set per andare avanti e per costruire qualcosa. Non abbiamo fatto completamente quello che ci eravamo detti di fare, ma poi di là comunque c'era Modena, grosse individualità, Piccinini attaccante comunque con colpi sempre diversi. Ci abbiamo provato e ti dico, secondo me difese ce ne sono state tante, quindi se abbiamo attaccato come loro, come percentuali d'attacco, vuol dire che qualcosa abbiamo fatto. Turlea bisogna considerare che è ferma da aprile, è arrivata 2 settimane fa e quindi bisogna darle il tempo. Se voi guardate la partita scorsa, lei comunque sta crescendo come condizione fisica. La stessa Pincerato ha lo stesso problema, è calata dopo, è vero, ma non è una questione di condizione fisica generale, è questione di condizione fisica di alcuni giocatori. La stessa Roani forse è calata prima, ma perché è quella che è entrata dopo. Io non credo che questo sia un problema. Turlea ha fatto quello che doveva fino a quando ha potuto, quindi andiamo avanti, bisogna andare avanti, costruire e edificare su quello che si è fatto di buono. Contro Modena sapevamo di avere una squadra fortissima, però soprattutto il secondo set siamo arrivati a tanto così da potercela fare, strappare un set e lì non sai mai come poi prosegue la partita. Sicuramente abbiamo... Cioè per potersela giocare dovevamo tenere su qualche pallone di più in difesa, però è anche vero che loro sono molto forti in attacco e cioè ci hanno messo palloni dappertutto in tutto il campo e siamo state un po' in difficoltà. Adesso si sospende il campionato per 2 settimane, però le rincontriamo in Coppa e proviamo, vediamo, perché comunque è una bellissima squadra, indubbiamente, però a livello secondo me di gruppo e di, come dire, non sono ancora ben rodate, si vedono alcuni tra virgolette punti deboli, insomma parlare di punti deboli di Modena sembra, però insomma qualche spiraglio si è visto e comunque abbiamo voglia anche di sinceramente di vincere qualche set, perché stiamo lavorando tanto e stiamo anche vedendo dei miglioramenti e ci manca solo il risultato.